Ognuno di noi nel proprio cuore nasconde delle paure. Piccole o grandi che siano, queste ombre rischiano di minacciare la qualità delle nostre vite. Oggi voglio parlarvi di come superare e affrontare le piccole paure partendo da una mia esperienza personale, da una mia paura che ho affrontato, gestito e, possiamo dire, superato. Ciao a tutti da Gennaro Romagnoli, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di paure. Perché dico torniamo a parlare? Perché su Psinel, prima sul mio blog, poi sul mio podcast ne abbiamo parlato tantissimo e infatti c'è una puntata che si chiama proprio Come affrontare le piccole paure. Puntata che poi cercherò di linkarti qua sotto in modo da completare questa tematica, che è una tematica molto delicata. Partiamo dal principio: le paure non sono delle fobie. Lascia che mi spieghi meglio. Fobia in psicologia significa una paura così forte da impedirti di fare quella cosa lì. Ho talmente paura dell'aereo che non vado in aereo, non viaggio. Ho talmente paura di una certa cosa che non faccio quella cosa lì. È chiaro che qua il distinguo è sottilissimo, perché una piccola paura potrebbe trasformarsi in una fobia e delle volte una fobia può trasformarsi in una paura. Questo dipende dalla quantità di flessibilità che hai all'interno di quel contesto. Cosa significa? Che se prendi l'aereo ma hai paura, cioè riesci a prendere l'aereo e comunque resti lì con un po' di paura, un po' di timore, quella è una paura. Se invece resti a casa, prendi il treno e fai ore e ore di treno invece di fare mezz'ora di aereo, allora quella probabilmente è una fobia. Perché facciamo questa distinzione? Perché le fobie hanno delle caratteristiche un po' particolari, anche se potresti usare alcuni di questi esercizi per smontarle, diciamo così. Ma il consiglio migliore che io possa darti è quello di lavorare con le fobie con un mio collega, psicologo, psicoterapeuta più vicino a te. Piccola parentesi, se mi vedi che parlo bene così davanti a un video, non pensare che io possa essere un terapeuta migliore di quello che sta a pochi metri da casa tua. Se questo individuo è uno psicologo, psicoterapeuta, ha fatto tutto quello che doveva fare per diventarlo, molto probabilmente è bravo quanto me, se non più bravo di me. Quindi non scrivere qua sotto "per piacere vorrei venire in terapia da te", ma cerca il terapeuta più comodo per le tue esigenze, che solitamente quello vicino a casa tua. Partiamo da un po' di narrazione personale. Voglio raccontarti che fin da bambino io ho avuto una paura specifica, che non posso definire una fobia dato che purtroppo la subivo continuamente, e sto parlando della paura dei fuochi d'artificio. Non in particolare i fuochi d'artificio che fanno tanti colori, i botti, sto parlando dei raudi, cose che ancora adesso mi danno leggermente fastidio, ma direi che la paura è passata da essere una paura da 0 a 10, adesso sarà 1 o 2. Cosa significa? Che una volta, prima di uscire di casa, dovevo stare attento alle strade che percorrevo, soprattutto se eravamo sotto le vacanze natalizie, come puoi immaginare. Stavo molto attento. Quando ero già adolescente giravo solo con lo scooter per il mio paese, proprio per evitare che qualcuno potesse spararmi un petardo vicino. Da dove arriva questa paura? E adesso te lo racconto. Una delle narrazioni che mi sono autofatto, perché me l'hanno raccontato in tante persone, è che quando ero molto piccolo a Napoli, durante un capodanno, puoi immaginare a Napoli il capodanno quanti botti ci sono, mio cugino decide di spararmi praticamente un petardo vicino alla faccia. Io mi spavento a morte e da quel giorno inizio ad avere una paura atavica nei confronti dei botti. È vera questa narrazione? Non lo sapremo mai, perché non ero sufficientemente consapevole da ricordarla. E inoltre non tutte le paure derivano da traumi come quello che ti ho appena raccontato. Una cosa è certa: la paura dei suoni forti e del vuoto sono tra le poche paure che abbiamo in dotazione dalla nascita. Che vuol dire? Vuol dire che mentre un bambino non ha paura del fuoco, non ha paura delle lame, non ha paura dei mitragliatori, non ha paura dei film di paura, ma ha paura di due cose: del vuoto e dei suoni forti. Quindi in realtà la paura che avevo era una paura antica, tra virgolette, che è stata purtroppo esacerbata da quell'evento probabilmente traumatico. Non si trattava di una paura, perché come ti ho raccontato io comunque giravo per il mio paese e qualche volta sono anche tornato a Napoli a Capodanno, grave errore. Tuttavia poi crescendo ho iniziato a capire che questa paura mi stava limitando, perché avevo degli amici che durante il Capodanno amavano esplodere i fuochi d'artificio e quindi come prima cosa ho fatto qualcosa che tra poco consiglierò anche a te e che è in parte una specie di atteggiamento che abbiamo di base. Sappiamo che quando qualcosa ci fa paura, che cosa dobbiamo
dobbiamo fare? Dobbiamo affrontarla. E così ho fatto, ho iniziato insieme ai miei amici a comprare raudi, petardi, a spararli, eccetera, eccetera. E tutto andava un po' meglio. In altre parole, mi ero un po' desensibilizzato a quella paura. E quindi il primo consiglio per desensibilizzarci da una paura è cercare di iniettarci delle piccole dosi di quella paura tutti i giorni, un po' come si fa con i vaccini. Lo so, non si dovrebbe parlare di vaccini post-Covid, ma ci siamo capiti. Avete capito? Quindi un po' mi inietto tutti i giorni un po' di quel veleno, di modo da diventarne via via immune. Questa tecnica, tra virgolette, funzionò abbastanza bene, portando la mia paura da 10, diciamo così, a 6. Che cosa mancava ancora? Beh, mancava il fatto che io non avevo paura quando potevo controllare la situazione, quindi ero io che accendevo il botto, lo lanciavo e potevo osservarne l'esplosione, ma la paura più intensa era che qualcuno potesse farlo su di me quando io non ero consapevole. Quindi sto camminando tranquillamente per casa mia e a un certo punto mi esplode un magnum sotto i piedi e quella cosa lì mi terrorizzava a manetta, o meglio, quella cosa lì mi spaventava parecchio. Dico terrorizzava, ma non è proprio vero, perché subito dopo questa fase di petardi ho iniziato a essere molto più tranquillo. Ma la vera tranquillità arriva quando giungo a Padova e inizio a studiare psicologia e mi imbatto in un libro di PNL, in programmazione neurolinguistica, che per molte persone che stanno guardando è una cavolata atroce. Non è proprio una cavolata atroce, poi se volete un giorno ci farò un video doc, ho fatto diverse live dove spiego il mio punto di vista sulla PNL. La PNL ha preso il comportamentismo, il cognitivismo degli anni 60 e 70 e l'ha, diciamo così, l'ha bignamizzato creando delle tecniche. Molte di quelle tecniche funzionano, come ad esempio le tecniche rappresentazionali, cioè significa cercare di rivivere un evento attraverso le rappresentazioni che ne emergono, quindi immagini mentali, sensazioni interiori, e modificarle un po' per vedere che effetto potrebbero avere nella realtà. E così io feci, mi imbattei in quello che si chiama il teatrino di Bandler, iniziai a ripeterlo nella mia testa e devo ammettere che la fobia da 6 arrivò a 3. Vuoi sapere come funziona il teatrino di Bandler? Ti vedo. Allora, devi sapere che questa tecnica è una tecnica molto raffinata in realtà, che io cercherò di spiegarti molto velocemente, perché il principio di base non è nient'altro che un'altra volta l'esposizione e contemporaneamente il fatto che le nostre memorie non sono così solide come crediamo. La nostra memoria non funziona come la maggior parte della gente immagina, non funziona come la telecamera che ho di fronte, cioè che registra esattamente gli eventi e per poi poterli riprodurli esattamente come erano. Ma la nostra memoria non fa altro che ripescare tutte le volte un evento e modificarlo in base alla situazione attuale. Cioè, in base alla tua età, se tu tiri fuori degli eventi del passato, tenderai a ricostruirli in base alla tua soggettività attuale, tranne quegli eventi che sono realmente forti, cioè traumatici, in modo forte, i quali hanno minore probabilità di essere modificati. Noi abbiamo un corso per quelle cose lì, si chiama LIG, puoi trovarlo magari qua sotto. Perché ti faccio questa lunga premessa? Perché in realtà ti presenterò prima questo esercizio di Richard Bandler, uno dei cofondatori della PNL, e poi ti mostrerò un esercizio molto più facile, molto più semplice. Ma il principio di per sé è lo stesso e consente, o meglio, consta nel cercare dentro di noi quelle rappresentazioni legate alla paura per modificarle e vedere che cosa succede dentro di noi. Ma in realtà si tratta di un'esposizione. Cosa vuol dire? Si tratta di iniettarsi ancora un pochino di quel veleno, ma in un'altra modalità. Cerchiamo di fare il punto della situazione. Il nostro cervello è una specie di simulatore della realtà circostante. Che cosa fa quando abbiamo paura? Simula che quando affronteremo quella situazione ci spaventeremo. E non lo fa semplicemente simulando una scenetta. Solitamente crea delle scene atroci, solitamente collegate a sensazioni di dolore. Non faccio quella cosa perché proverò un forte dolore. Non vado a piedi per il mio paese perché se qualcuno casomai dovesse esplodere un raudo, ecco che io potrei spaventarmi a morte. Ma nella maggior parte dei casi questa previsione o queste previsioni non sono vere, vanno soltanto, diciamo così, esagerano un po' per proteggerci. Il nostro cervello ci vuole bene e ci vuole proteggere, quindi immagina degli scenari futuri che sono peggiori di quelli che in realtà saranno nel 99,9% dei casi, te lo posso assicurare.
Dunque, tutti questi giochini ci servono per ottenere una cosa sola, abbastanza flessibilità mentale da affrontare la nostra paura nonostante la paura. Affrontare la nostra paura nonostante la paura è la cosa più importante per riuscire a gestire le nostre piccole paure. Questa faccenda qui è qualcosa che alla gente non riesce ad entrare in testa, perché cosa succede? Io vorrei essere calmo, io vorrei guardare questo video e dopo aver visto questo video uscire di casa e non avere più paura dei cani, non aver più paura dell'altezza, non aver più paura dei fuochi d'artificio, ma non può funzionare in questo modo, altrimenti esisterebbe la tecnica magica che ti cura il volo e ti assicuro che noi psicologi la insegneremmo già da anni. Invece non esiste. Esiste ovviamente la possibilità di modificare un po' i ricordi, esiste la possibilità di iniettarsi un po' di questo veleno volontariamente, ma le azioni sono la cosa che ti cambierà. Devi, in altre parole, metterti in quella situazione per iniettarti un po' di quel veleno. Ed ecco delle modalità per riuscire a farlo. Partiamo con gli esercizi rappresentazionali. Lo so, sei curioso del teatrino di Bandler, ma io sono qua a dirti che non c'è niente di magico. E solitamente è una tecnica che funziona molto bene quando è una persona a guidarti. E stai attento, guardami, quando è una persona che conosce questi meccanismi, non semplicemente ha letto un libro o ha fatto un corso di PNL. Quindi un terapeuta che sa aiutarti anche se dovesse qualcosa andare storto. Difficilmente le cose vanno storte, ok? La nostra mente è molto più solida di quanto ci piace immaginare, però per sicurezza assoluta tua e anche mia in questo momento, io sono qui da professionista a dirti che se vuoi usare queste tecniche efficacemente, la cosa migliore è che tu lo faccia con un professionista. La prima, quella di Bandler in particolare. La seconda è un po' più autonoma, puoi farla già da solo. La tecnica di Bandler va fatta in questo modo. Ci si siede, ci si rilassa bene, loro ti invitano a attivare delle ancore positive, immagini positive di te stesso, ok? Ricordati che la storia di doverti ringalluzzire con varie immagini è una cavolata, fa parte del cognitivo comportamentismo, comportamentismo cognitivi, ci siamo capiti, di seconda ondata. Oggi sappiamo che non è vero, non ti devi gasare o rilassare particolarmente o trovare il tuo posto sicuro magico, perché se non si tratta di una fobia ma di una piccola paura, solitamente non succede niente. Quindi, se vuoi, se sei in un posto tranquillo, se non hai problemi con questa paura, in realtà una fobia, e stai facendo questo giochino, ti assumi le tue responsabilità. No, a parte gli scherzi, me le assumo anch'io. Quindi non farlo se per caso hai una fobia, ok? Fallo se hai una paura, ok? Quindi una paura è qualcosa che riesci ad affrontare anche se ti dà un po' fastidio. Ok, prima di fare il teatrino di Bandler ci serve una scena. Una scena che possiamo inventare o una scena che è accaduta per davvero, come ad esempio la scena nella quale ti sei spaventato, una scena in cui ti sei spaventato. Evita di preoccuparti se non trovi quella vera. Immagina una scenetta di 3-4 secondi nella quale ti spaventi. Faccio un esempio, esco di casa, qualcuno lancia un raudo e io mi spavento. Ok, dobbiamo individuare due momenti in questa scena. La fine, cioè quando la scena è terminata e io sono calmo e tranquillo perché mi sono già spaventato e magari sono tornato a casa o sono andato dove dovevo andare, e l'inizio, cioè quando tutto doveva ancora incominciare. Quindi prenditi del tempo per immaginare, creare, inventare o richiamare alla mente, ricordati non è necessario che la scena sia vera vera vera, ok, nelle quali trovi questi due punti, quando tutto è finito e sei sano e salvo e quando tutto doveva ancora iniziare e sei sano e salvo, ovviamente. Se vuoi ferma la registrazione, ferma questo video e immagina queste robe. Sei ancora qui? Non l'hai ancora fatto? Ferma la registrazione. No, a parte gli scherzi. Quindi se sei riuscito a fermare la registrazione, bla bla bla, hai di individuare queste due cose. Adesso facciamo l'esercizio molto velocemente, ma tieni presente che per avere un effetto va ripetuto più e più volte, ok? Con un atteggiamento leggero. Se non riesci ad avere questo atteggiamento leggero, se noti che fare questo esercizio ti disturba, interrompilo immediatamente e utilizzalo o chiama un mio collega che ti possa aiutare, ok? Oppure fai l'esercizio che viene dopo, che è un po' più facile. Ok, adesso siediti comodamente, fai un respiro profondo e chiudi gli occhi. Non hai bisogno di entrare in nessuno stato particolare, ma semplicemente iniziare a immaginare di sederti in un cinema. E posso chiederti di che colore sono le poltrone di questo cinema? Io le vedo rosse, potresti vederle blu come vuoi. E immagina davanti a te
uno schermo del cinema. Lo schermo del cinema non deve essere troppo grande, è uno schermo abbastanza grande, ma non troppo grande. Tra poco ti chiederò di visualizzare davanti a te esattamente quella scena, quella scenetta che inizia, che tutto va bene, e finisce dove tu sei salvo e tutto va bene, e in mezzo accade l'evento. Bene, adesso facciamo un bel respiro profondo e immaginiamo di andare nella cabina di proiezione. Hai presente quella cabina in alto dove c'è il proiettore che spara il film? Immagina di vedere dalla cabina di proiezione te stesso sotto mentre guardi quello schermo, ok? Non è facile per tutti, deve essere una roba molto veloce, vedi te stesso lì sotto mentre guarda lo schermo, ok? E quando hai lo schermo in mente, immagina davanti allo schermo la scenetta che ti ho appena indicato, partendo dalla fine. Quindi partiamo dalla scenetta quando tutto è già finito e tu sei sano e salvo. Tra poco conterò da 3 a 1 e vorrei che tu all'1 iniziasse a immaginare tutta la scena al contrario, in reverse, bla 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 bla, tutto che va al contrario, le cose che vanno al contrario. D'accordo? 3, 2, 1. Immagina davanti a te, su quello schermo piccolo, tutta la scena che va al contrario, tutto che va al contrario, tutto va al contrario, le voci vanno al contrario, tutto va al contrario, molto velocemente, fino alla prima scena, quando tutto doveva ancora iniziare e tu sei sano e salvo. Arriva quella parte lì, molto velocemente, boom. Ok, adesso se vuoi fare un respiro profondo, riapri gli occhi. Adesso ti chiedo di mettere un pizzico di divertimento in quella scenetta, cioè inseriremo una canzoncina tipo dove tutto va al contrario, anche se la scena magari è brutta e ti ricorda delle cose brutte, ok? Ti ho chiesto di scegliere delle cose tranquille, ok? Quindi richiudiamo gli occhi, facciamo un respiro profondo, entriamo nel cinema, evita di preoccuparti se non è esattamente il cinema di prima, la nostra mente fa così, e mentre sei lì che ti guardi, immagina di entrare nella cabina di proiezione ancora una volta, guarda il piccolo schermo, guarda te stesso seduto che guarda il piccolo schermo, guarda l'ultima scena quando tutto era finito e tu eri sano e salvo, sano e salva. Adesso nuovamente conto da 3 a 1 e andiamo indietro. 3, 2, 1, via, vediamo tutto che viene dietro, la gente che parla, pum, fino all'inizio, ok, fai un respiro profondo e riapri gli occhi, ok, adesso lo rifacciamo per l'ultima volta, velocissimo, quindi fai un respiro profondo, chiudi gli occhi, entriamo nel nostro cinema, questa volta non abbiamo bisogno di andare lassù nella cabina di proiezione, vediamola lì davanti a noi la scena e immaginiamo nuovamente l'ultima parte della scena quando tutto è finito e tu sei sano e salvo, sei sana e salva. Ok, di nuovo conto da 3 a 1 e vorrei questa volta che oltre alla musichetta stupida tu inserissi dei nasi da pagliaccio ai protagonisti della scena, ok? Per renderla ancora più bizzarra, ancora più assurda. 3, 2, 1, via, tutto va indietro, la gente ha il naso da pagliaccio, velocissimo, la gente parla, fino all'inizio, quando tu sei sano e salvo, ok, riapri gli occhi. Ovviamente non posso valutare come è andato questo giochino, solitamente si fa una valutazione da 0 a 10, quanto senti ancora quella paura, e si prosegue fino a quando la paura non è arrivata a 0. Ma posso dirti una cosa, se l'hai fatto a cuor leggero, in modo giocoso, così come te l'ho proposto appena adesso, significa due cose. La prima è che in realtà la tua paura non è così grande come ti immaginavi, e questo è un ottimo segno. E la seconda è che già hai iniziato un po' a rielaborare quella cosa. Evita di spaventarti se nella giornata di oggi dovesse tornarti in mente qualcosa del genere. Ecco, questo era il teatrino di Bandler. Io posso assicurarti, se sei un mio collega, mi stai guardando e stai pensando ma questa è una cavolata immonda, ti posso assicurare che questa cavolata immonda funziona perché va dietro moltissimi principi cognitivi comportamentali e abbiamo tantissime tecniche di, come potremmo dire, di desensibilizzazione sistematica che fanno la stessa cosa ma attraverso immagini, diciamo così, più standard. Posso assicurarvi che questo piccolo giochino può aiutarvi. Ma ecco che vi do un altro piccolo giochino. Questo giochino riguarda l'affrontare le cose, perché ecco la verità. La verità è che se tu ti aspetti di uscire di casa e non avere più paura dei cani, non avere più paura dei botti, non avere quella paura, cioè cercando di calmarti, di rilassarti prima di affrontare quella cosa lì, in realtà stai preparando il terreno a far sì che quella paura diventi più grande, perché stai cercando di prevedere l'imprevedibile. Perché io non so che cosa accadrà quando uscirò di casa, magari qualcuno scoppierà un raudo e io non avrò paura. E se, tra virgolette, sarò
abbastanza sufficientemente attivato, questo creerà quel famoso errore di predizione, di cui abbiamo parlato su Psynel diverse volte, che mi curerà. Cioè io non mi aspetto che esploda un raudo, esplode e la mia reazione è molto meno paurosa di quanto io mi aspettassi. E questo crea un piccolo errore di predizione che potrebbe addirittura curarmi dalla fobia in un botto solo. E alcuni di voi potrebbero aver avuto questa esperienza. Non so, ho tanta paura di tuffarmi da quel paletto, ho tanta paura di tuffarmi da quel trampolino, sono lì che sono spaventato, poi un mio amico mi dà una spinta, cado da quel trampolino e scopro che invece è più divertente di quanto mi aspettassi e la mia paura sparisce con lo schioccar di dita. Quindi, che cosa ci serve in realtà per riuscire ad affrontare le nostre paure? Ci serve coraggio, ma come abbiamo visto molte volte, il coraggio non è una qualità che tu richiami a te, tipo dai, voglio essere coraggioso e diventi come Goku pieno di coraggio. No, quell'aurea gialla non è coraggio. Il coraggio si sviluppa mentre affronti ciò che ti fa paura. Cioè, il coraggio è realmente un prodotto delle nostre azioni verso ciò che ci fa paura. Quindi, se io ho paura di lanciarmi col paracadute, che è un esempio che facciamo sempre, se mi lancio col paracadute sto andando verso ciò che mi spaventa e farlo mi farà diventare più coraggioso. Quindi, per diventare coraggiosi, l'ultima cosa che dobbiamo fare è abbassare la paura e abbassare l'ansietà eventuale prima di quell'evento. E quindi dobbiamo farlo nonostante la paura. Anzi, più riusciamo a mantenere, tra virgolette, la paura con noi, più quella situazione si trasformerà in coraggio. L'esempio è quello classico. Il mio amico Matteo ama fare paracadutismo e mi chiede di andare a fare paracadutismo con lui. Io però ho molta paura e mi lancio lo stesso. Lui invece si lancia decine di volte. Chi è più coraggioso? Nella vulgata è Matteo più coraggioso, ma non è vero, perché se Matteo ormai ha abbassato così tanto le sue paure da farlo serenamente, anzi col desiderio di farlo, non è più coraggioso, o perlomeno non sviluppa più coraggio. Se invece io mi lancio nonostante mi tremino le gambe, ecco che io in quel frangente sto sviluppando coraggio. Quindi, in una parola sola, dobbiamo imparare ad affrontare le nostre paure nonostante il coraggio, e possiamo farlo un pezzettino alla volta, come nella desensibilizzazione sistematica, e possiamo farlo in vari modi. Come possiamo fare in questo modo? Prendi la tua paura, prendi un foglio e scrivi tutte le cose peggiori che potrebbero accadere, tra virgolette, se andrai verso la tua paura. Quindi fai un bel foglio dove scrivi tutte le cose peggiori che potrebbero accadere, ok? Ferma la registrazione e prova anche questo. L'hai fatto? Stai ancora guardando il video? Mi raccomando, devi mettere in pratica queste cose, perché sono azioni, eh? Sono tutte azioni che ti condurranno a gestire al meglio la tua paura, se non addirittura a farla eliminare, se lo farai nel modo migliore possibile. Ora prendi queste fantasie, prendi quella che ti spaventa di meno e chiediti come potrei implementarla nella mia vita. Ad esempio, io avevo paura dei botti, una cosa che avrei potuto fare, l'ho fatta, è stata andare a comprare dei fuochi d'artificio e spararli io, cioè essere io il protagonista che gli esplode. Ecco, andiamo a cercare quei piccoli passi che potrebbero, tra virgolette, vaccinarci piano piano. E poi, ovviamente, proviamo a metterli in pratica uno a uno, magari anche con una certa scansione, cioè dal più semplice al più difficile. Ma evita di preoccuparti, basta semplicemente smetterla di evitare di evitare. E quindi diventare consapevole di quando stai evitando una situazione e affrontarla lo stesso, anche se hai paura. Più piccola è questa situazione e meglio sarà, soprattutto all'inizio. Mi rendo conto che questo video sta diventando lunghissimo, ma sappiate che solitamente per spiegare questa faccenda ci metto delle ore, soprattutto quando le spiego ai miei colleghi. Per cui cercherò di essere molto semplice per darvi l'ultimo esercizio rappresentazionale che vi consentirà di andare verso le vostre paure. Ed è un esercizio che abbiamo già trattato qui, sia nel podcast, sia nel vecchio podcast e sia anche qui in video, quindi cercherò di metterlo qua da qualche parte. L'esercizio che ti propongo è un esercizio tratto da Philip Stutz, che è stato tratto da questo libro e da una serie Netflix. In realtà, quando io ne ho parlato, era su un libro un po' diverso, era rosso, chi si ricorda la prima edizione italiana. Era molto diverso, molto prima che arrivasse la serie TV Netflix. Ti metterò qui sotto il link per approfondire le tecniche del metodo, perché questa semplice strategia, che è la tecnica della nuvoletta, fa proprio questo, cioè ci spinge a muoverci verso ciò che, tra virgolette, ci spaventa di più. In altre parole, inverte quella
quella sensazione di dover andare via, quello should I stay or should I go, che dovrei andare via. Ti racconto in un secondo come si fa. Si chiudono gli occhi, si immagina davanti a noi una grande nuvola nera. Questa nuvola nera rappresenta la nostra paura. E dentro di noi si sente il desiderio di volerla affrontare, il desiderio di volerla, tra virgolette, attraversare. Poi, dentro di noi, quando sentiamo un pizzico di questo desiderio, immaginiamo di camminare attraverso questa nuvoletta finché usciamo dall'altra parte. E lo ripetiamo ancora, ancora, ancora e ancora. Che cosa dovresti sentire? Dovresti sentire un fottuto desiderio di uscire di casa ed esplodere dei petardi, di uscire di casa e vedere cosa succede se inizi a accarezzare quel cane, quel gatto di cui prima avevi paura. Cari ragazzi, care ragazze, sono perfettamente consapevole che questo video è solo un pezzettino piccolo, magari qualche mio collega sarà anche risentito del fatto che io abbia raccontato alcune tecniche che appartengono e non appartengono al nostro patrimonio, ma vi posso assicurare che funzionano. Sia il teatrino di Bandler, sia la tecnica della nuvoletta hanno un effetto, ma ciò che in definitiva cura le nostre paure sono sempre le azioni. Cosa significa? Che non conta quanti giochini mentali fai dentro di te, conta quanto ti metti in gioco, conta il fatto che tu possa prenotare quell'aereo e andare sull'aereo anche se hai paura, conta che tu salga in macchina anche se hai paura, e tutto questo sempre senza essere troppo deattivato. Te lo ripeto, uno degli errori principali dell'affrontare le paure è proprio questo: magari bevo un bicchierino di vino prima di fare quella cosa lì, così la paura si abbassa. Questo è un errore gigante. Assumo un farmaco addirittura, questo è un altro errore gigante. Attenzione, non sto parlando di casi di fobie o di problemi di ansia conclamati, i quali potrebbero avvantaggiarsi anche dei farmaci, ma state attenti che se ogni volta che dovete affrontare qualcosa che vi spaventa prima dovete calmarvi profondamente, questo è l'errore principale che mantiene la paura. Quindi iniziamo ad affrontare un passo per volta le nostre piccole paure, diventiamo più coraggiosi tenendo a mente che le paure possono andare e venire, e una volta che avrete sicuramente affrontato queste piccole paure, le prime che vi sono venute in mente, vi verrà il desiderio di affrontarne anche altre. E sappiate che queste tecniche sono sicure, funzionano soprattutto se prendiamo la parte del comportamento. Quindi andiamo verso le nostre piccole paure nonostante le paure. Questa è la tecnica principale. Bene, fatemi sapere che cosa ne pensate. Dopo tutti questi minuti di registrazione direi che ci vuole un bel like e anche un'iscrizione a questo canale. E ovviamente, se pensate che qualcuno possa trarre beneficio da questo video, inviateglielo immediatamente. Soprattutto se è una persona che dice: ma queste cose della psicologia sono tutte cavolate. Mandategli questo video. E noi ci vediamo al prossimo video, senza paure o con meno paure. Ciao, io e Rick Dufer abbiamo creato la masterclass Pillole di Psicostoicismo. Se vuoi migliorare la tua vita, uno psicologo ed un filosofo hanno creato dell'ottimo contenuto per te. E se vuoi guardarla gratuitamente, puoi cliccare il link qui in basso.